Fazio Giorgio Nuvolari, Il Mantovano Volante. Terza puntata, 1928-1930. La Mille Miglia parte il 12 aprile, con arrivo il 13. Due sono le Alfa Romeo 1750 da battere. Quella di Nuvolari Guidotti e quella di Varzi Canavesi. Nuvolari parte 10 minuti dopo Varzi ed è subito in testa al primo cronometraggio. A Firenze i due sono pari. A Poggibonsi il vantaggio di Varzi è di 2 minuti. A Roma sono ancora pari. A Terni, sulla via del ritorno, è prima ancora Achille, per poi essere superato ancora da Tazio, in un continuo alternarsi di sorpassi, che si ferma a Bologna, dove Nuvolari ha 7 minuti di vantaggio. A questo punto della gara si entra nella mitologia. Guidotti, il copilota, racconta che nei pressi di Peschiera del Garda, Nuvolari gli abbia chiesto di spegnere i fari della macchina per far credere a Varzi di essere stato vittima di un guasto, così da proseguire al buio, seguendo le luci della macchina dell'avversario, per superarlo e vincere. Tazio non ha mai smentito questa versione, anche se il sorpasso avviene quando è già l'alba e non c'è bisogno delle luci. È, comunque sia andata, un trionfo per Nuvolari. Stimatissimo signor Nuvolari Tazio, sono il padre di Pietro, genovese franco e sincero. Ai mille e mille osanna al vincitore, mi permetto di aggiungere il mio. Congratulazioni per la splendida vittoria. Il trionfo era da noi auspicato. Non poteva essere altrimenti. Ne ho provato gioia e piacere e francamente ne gioisco come se il vittorioso fosse mio figlio. Con la Mille Miglia la stagione ne è principiata bene. La finirà meglio, sicuro. Le auguro di cuore gloria, onore e fior di quattrini. Naturalmente vivo anch'io nella speranza che mio figlio possa emularla. Ossequi alla di lei spettabile famiglia. Con la massima stima, distinti saluti. Papà Luigi Gersi. Gli scrive il padre di Pietro Gersi, pilota di moto e macchine, e suo avversario. Campione. Dopo aver seguito per radio lo svolgimento della grande gara, ho avuto la consolazione di vedere il mio campione, colui che io pongo e porto sopra tutti gli scudi dello sport e che difendo. In tutte le discussioni di carattere velocistico contro i miei avversari, i quali vogliono menomare il valore del mio Mantovano, ho potuto, dico, pregustare la gioia di vederlo tagliare vittoriosamente il traguardo, anche questa volta fresco e sorridente. Vederlo vittorioso in una corsa in cui egli non era partito né giudicato il favorito. Ma il giudizio umano spesso erra e il vero valore oggi ha vinto. Bene, congratulazioni. Non appena ho saputo la notizia della vittoria, ho turato la bocca ai miei avversari ed ho elevato su tutti la fotografia che lei, se ben ricorda, mi ha dato dal circuito motociclistico del Pozzo. Antonio De Marchi, studente in Agri Mensura. È entusiasta Antonio De Marchi, da Olcenengo, in provincia di Vercelli. La straordinaria vittoria vale la conferma di Tazio alla guida dell'Alfa. E questa è l'anteprima di Tazio Giorgio Nuvolari, Il Mantovano Volante, podcast in 7 puntate, scritto da Cristiano Ferrarese, montato da Claudio Gandolfi e mixato da Studio 62 di Stefano Cabras e Cosir Alfonso, a cui ha collaborato Gabriele Beretta.